Diamo il buongiorno a Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno a voi, ben trovati. Taverna, ma l'ha sentito Renzi, che ha ammesso, ha detto io sono i miei difetti, sono il fatto di essere cattivo, di essere arrogante, di essere impulsivo. Glieli riconosce questi difetti a Renzi? Ma arrivare al punto che se li riconosci, immagini quanto sono veri. Noi lo sosteniamo da un pochino di tempo che il Presidente del Consiglio ha un leggero accento di arroganza in tutti i suoi proclami. Addirittura che è cattivo, io lo sospettavo, lui lo ammette e oggi ne prendiamo Cos'è che le atto. aveva fatto sospettare della cattiveria di Renzi? È caduta la linea, problema di ripristinare il collegamento con la senatrice del Movimento 5 Stelle, Ah, io Paola sono molto Taverna. curioso di sapere, a questo punto lei ha detto avevo dei sospetti sulla Sì, cattiveria di vabbè. Renzi, io dobbiamo cercare di capire quali erano questi sospetti Ma poi che aveva. cattivo in che senso? Cioè, per dire, non fai attraversare le vecchine sulle strisce pedonali, sei Sei cattivo. cattivo, sì, sei cattivo. Rubi La caramella al la bambino. caramella al bambino, sei un ladro Sei cattivo. un ladro cattivo, sì. In che modo cattivo, in che senso cattivo? Bisogna approfondire questo discorso. Poi ovviamente parleremo anche di referendum con la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. Sta richiamando Matteo Tomassetti al di là del vetro in regia 334 92 29 505, il numero per interagire con noi. Io vi ricordo anche Unicusano Focus Sport e Ricerca, il settimanale a cura della nostra università, che ne edicola ogni martedì con il Corriere dello Sport. Quest'oggi una testimonial d'eccezione, Che c'è bella che Alice, Miss Italia, che veramente è stupenda e anche molto impegnata, così come l'Università Niccolò Cusano, iniziative che possano promuovere la ricerca medico-scientifica. Taverna ci diceva, ma perché sarà insospettita sulla cattiveria di Renzi? Quali erano i segnali? Beh, non si può distruggere un paese raccontando a tutti che sta facendo delle buone cose senza avere una nota di cattiveria nell'animo. Perché tutto quello che Renzi sta dicendo, loro stanno raccontando la favoletta che hanno deciso di dire agli italiani, che ricostruiranno tutto, che adesso velocizzeranno tutto, che loro sono giovani, che stanno rottamando. Tutto questo non corrisponde a verità, ma lo proviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Quindi io credo che mentire così spudoratamente possa in qualche maniera identificare un animo un po' cattivo. Non si prende in giro così un paese, ma il paese se ne sta accorgendo, quindi credo che reagirà. Il prossimo 4 dicembre arriverà un no per spezzare il patto tra PD, Verdini e Alfano, quindi secondo lei, Taverna? Ma io il 4 dicembre spero che arrivi un no, principalmente perché facevo questa considerazione. Sì. Questi dicono che la riforma costituzionale ci darà tante cose. Se uno legge, non dico tutta la Costituzione, ma il primo articolo, dove dice che la sovranità appartiene al popolo e l'esercita con il diritto del voto, e questa è la prima cosa che ci tolgono, è quella di votare i senatori. Allora, ma un filino di dubbio, e c'era Gianroberto Casaleggio che diceva se hai dubbi non avere dubbi, un filino di dubbi. E per darti qualcosa, la prima azione che mettono in campo è quella di togliersi il diritto di essere popolo sovrano, ma verrà agli italiani? Cioè, questa riforma non è pericolosa, è pericolosa non solo per quello che dice, ma è molto pericolosa per tutto quello che non dice. Attenzione a tutti i sofismi, a queste faccine belle, loro hanno rimesso in campo la Boschi, no? È tornata L'avete vista? prepotentemente in scena il ministro Boschi, in Sì, ha effetti. finito il viaggio in Argentina ed è venuta su tutte le TV italiane a confrontarsi con delle persone sicuramente di grande capacità tecnica, ma sicuramente anche molto poco mediatiche. Io ieri ho visto il confronto con il professor Onida, ma è un po' il mood che hanno scelto per questa campagna, no? Loro si confrontano con quello che deve apparire agli occhi delle persone come qualcosa di ormai passato. Anche la campagna referendaria Vogliono che far stanno apparire mettendo il in tutto come uno atto. scontro generazionale, per questo. Sì, loro sono uno scontro generazionale, però io ho sentito anche il vicepresidente Di Maio invitare a un confronto che ancora mi sembra però non sia stato in qualche maniera programmato. Quindi noi siamo pronti a sostenere il nostro no perché è fortemente motivato. Quindi Cioè, Di vediamo il Maio ha 4 che invitato cosa la succede. Boschi o Renzi a un confronto, ma ancora non ha avuto Sì. risposta, quindi in qualche modo. No, credo, non ho conoscenza di un possibile incontro tra i due.
Qual è tra i diversi confronti che abbiamo avuto modo di vedere fino a questo momento quello che le è piaciuto di più, quello che invece le è piaciuto di meno? Ovviamente, No, diciamo, il non, meglio e il non, peggio di questa campagna referendaria. non ho particolare apprezzamento per i confronti televisivi, perché i tempi della televisione comunque ti impongono, anche per una materia così particolare, a dei messaggi che la maggior parte delle volte rimangono abbastanza sterili. Quindi dire il confronto che più mi è piaciuto non credo che ci sia. Ho apprezzato molto quello che ha sostenuto il professor Zaghebeschi, notando la grande difficoltà che si ha quando si è un signore, quando si è fortemente preparato a contrastare la valanga di slogan e di luoghi comuni che mette in campo il Presidente del Consiglio ogni volta. Questo sì, l'ho apprezzato con una nota di amarezza. Si è fatta un'idea più o meno di com'è adesso il termometro tra il sì e il no, Taverna? Non parlo di sondaggi, ma più o meno. Ma personalmente sono condizionata dal fatto che partecipo ad iniziative di incontro persone che indubbiamente hanno una predisposizione a votare no, quindi e sono tante. Quindi dal punto di vista della sensazione ce l'ho passata da questo. Non mi voglio sbilanciare. Io spero veramente che gli italiani pongano l'attenzione sul fatto che questa è una riforma che consegneranno ai loro figli, non è qualcosa che li riguarda oggi, perché oggi la situazione già è drammatica. Quindi cambiare tutto il sistema in un paese che sta vivendo uno dei momenti più difficili dal punto di vista economico, dal punto di vista anche proprio dell'aspetto pratico. Cioè, noi abbiamo l'Italia centrale demolita, abbiamo episodi, abbiamo visto qui a Roma, anche atmosferici ai quali non siamo preparati. E questi, la soluzione che mettono in campo è quella di stravolgere tutto il sistema per avere mano più libera per fare riforme che si sono rivelate ad oggi più fallimentari. Guardate il Jobs Act, guardate la buona scuola, guardate i decreti che hanno approvato che sono tutti a salvaguardia delle banche, dei poteri forti. Quindi vogliono più velocità per costringere il paese a ulteriori sofferenze. Questa è la visione che io mi sono fatta, ma è la visione che ho la certezza che sia così. Non c'è stato nulla in questo Parlamento che abbia prodotto degli effetti positivi sul paese. Nulla. Io sfiderei veramente la Boschi a parlare di questi miracoli a fronte degli investimenti paurosi. Ricordiamoci gli 80, ricordiamoci gli 80 euro, i 500 euro di mancetta che stanno dando adesso ai ragazzi di 18 anni che si vedono crollare le scuole in testa, però gli danno i 500 euro per andare a fare il biglietto per il teatro. No, Bonus non costa un cultura. cavolo, non mi faccio incavolare che è mattina, che è presto, sono le 10, ho tutta la giornata davanti, non gliela posso fare, se comincio adesso. Taverna, prima di salutarci, qualcuno nelle scorse settimane ha parlato di timori su eventuali brogli degli italiani, sul voto degli italiani all'estero. Questo rischio non c'è, io spero che non ci sia un rischio del genere su un voto così importante. Lo Ma teme? sul voto degli italiani all'estero, mentre invece su quello degli italiani in Italia abbiamo parentesi non certo fantastiche, di momenti nei quali davanti ai seggi elettorali c'era la compravendita dei voti. Io proporrei, come si fa con alcuni paesi molto problematici, un controllo quasi quasi internazionale sulla validità delle nostre Lei, votazioni. la storia insegna che il rischio brogli esiste sempre, quindi in qualche modo. Esiste non solo per i voti degli italiani all'estero, Anche. quanto anche proprio per i voti degli italiani in E Italia. quindi bisogna mantenere alta Andiamo. l'attenzione. Ma potremmo Sì, mai, andiamo. adesso mi è venuto così, ma votare online è utopistico un pensiero No, del non è genere? utopistico, non è utopistico. Con la possibilità che oggi ci danno le tecnologie, sarebbe non solo possibile votare online, ma quantomeno rendere il voto meno gestibile. Basterebbe effettuarlo in una cabina dove c'è un pulsante con il sì o con il no, tu lo schiacci, va direttamente in un sistema telematico, non c'è il pezzo di carta, non c'è la matita ogni volta qualcuno sostiene che possa essere cancellata, non c'è lo scrutinatore, non c'è Scrutatori il di biglietto di parte. seggio. Signori miei, cioè, questo è il Medioevo.
io mi permetto prima di lasciarvi, di ringraziare grazie a lei. E vi sentivo nella trasmissione, ho sentito l'intervento dell'onorevole Polverini che parlava della condizione delle donne. Sì. Io non sono una sostenitrice della diversità o del che un sesso è migliore dell'altro, anzi, le quote rosa e queste cose qua, insomma, assolutamente io credo che le persone vadano valutate esclusivamente per i loro meriti. Ma andatevi a leggere per cortesia quello che è il rapporto sulla fertilità che aveva proposto il ministro Lorenzin, ve le ricordate, il fertility day? Dietro quella roba c'era tutto uno studio dove la donna viene descritta veramente che il Medioevo stava un passo avanti. Il Medioevo stava un passo avanti. Cioè la donna viene considerata oggi dal Ministro della Salute come un organo riproduttivo che deve velocemente sfornare dei figli, perché probabilmente la società, ma queste sono parole del rapporto, la società l'ha tirata fuori dal suo ruolo naturale per inserirle in dei ruoli che non sono propri. Cioè io rimango allibita in un momento dove la donna, cioè queste sono proprio parole che vengono utilizzate all'interno del rapporto, citando testualmente. Guardi, se vuole poi gliele vado a cercare e gliele mando con un messaggino, così avrà il piacere di leggere agli ascoltatori che cosa la Lorenzin pensa di che cosa è oggi la donna all'interno del contesto sociale. Facciamo attenzione perché qui ci stanno togliendo da sotto il naso una quantità di battaglie fatte in tanti anni che sono costati tanti sacrifici e che non sarà facile di ottenere gli stessi diritti. Con questo vi saluto. Grazie a Paola Taverna, buon lavoro, senatrice del Movimento 5 Stelle. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.